A Savignano Irpino, trekking urbano alla scoperta del borgo storico. Parte da qui infatti il progetto I cammini della Via Francigena del Sud, realizzato in rete con i comuni di Greci e di Casalbore. Con il sindaco Fabio Della Marra Scarpone, spazio alla storia, spazio alle tradizioni. Un'estate in cui si riscoprono le aree interne ed anche il trekking, anche questa passeggiata tra il borgo storico di Savignano diventa un modo per promuovere il territorio e le sue bellezze. Beh, sì, sono occasioni queste indubbiamente nelle quali si mette in mostra, mi passi il termine, quelle che possono essere le caratteristiche paesaggistiche, architettoniche dei propri comuni. Delle aree interne se ne sta parlando da tempo, probabilmente anche queste iniziative sono iniziative finanziate per lo sviluppo delle aree interne, ma noi speriamo che si continui a chiacchierare sulle aree interne così come si sta facendo e che si porti avanti una serie di programmi che ci sono. E il trekking potrebbe essere il futuro, poi voglio dire, qui si parla della via Francigena, quella che poi per definizione veniva attraversata a piedi e quindi era una via importante di pellegrinaggio, quindi ritengo che sia il minimo sottoporre i visitatori a mettere così le scarpe da tennis come ho fatto anch'io oggi, come ha fatto lei, e visitare così le bellezze del nostro borgo. L'obiettivo di questa giornata è valorizzare un percorso storico. Sì, renderlo così noto e creare così le condizioni in quelli che amano per appunto questa forma di, possiamo dire di tempo libero che è il trekking, dargli così la possibilità di attraversare e vivere questi percorsi. Questa mattina ci sono diverse persone che arrivano da fuori provincia ma anche da fuori regione. Quante sono le persone che quest'estate hanno scelto Savignano magari per un soggiorno anche più lungo rispetto agli scorsi anni? Diverse famiglie, sì, in effetti c'è stata questa inversione di tendenza probabilmente perché queste famiglie sensibili probabilmente a quella che è l'emergenza sanitaria nazionale, anzi mondiale, che c'è in questo periodo, hanno sicuramente preferito la serenità, la tranquillità del borgo, e in questo noi abbiamo in qualche modo provato a mettere in campo una serie di iniziative per poter in qualche modo farli stare tranquilli, anche perché Savignano non ha rinunciato a quello che poi è storicamente il programma estivo che mette in campo. Anche qui abbiamo realizzato un programma estivo con eventi che ci terranno compagnia, e allo stesso tempo abbiamo posto in essere un'attività di monitoraggio della popolazione con test seriologici, sempre su base volontaria, affinché soprattutto i turisti, le persone che non sono radicate nel borgo, le persone mobili, giovani, possano sottoporsi periodicamente a questi test. Dovrà essere questa la strada da seguire, dovrà essere questo il percorso per promuovere sempre più il territorio con le sue eccellenze, per attrarre turisti, per parlare di turismo di prossimità. Ma sicuramente bisogna implementare comunque le strutture, bisogna implementare anche la capacità recettiva. E quindi anche qui negli ultimi anni, probabilmente così come ricordava lei, il fatto di essere uno dei borghi più belli d'Italia ha fatto sì che molti giovani si attivassero in altre misure pubbliche per aprire agriturismi, per aprire ristoranti, per avere la possibilità di ospitare turisti. Intanto Savignano Irpino ha voluto comunque garantire una serie di iniziative che potessero allietare l'estate di chi ha scelto Savignano per le ferie, e una serie di manifestazioni all'aperto. Si proseguirà?
Sì, sì, proseguiremo, così come le dicevo abbiamo in qualche modo cercato di unire un po' tutti, abbiamo, ecco, adesso abbiamo aperto anche il centro estivo per i bambini, per i più piccoli, per i più grandi naturalmente bisogna essere attenti e quindi si è data massima priorità a quelle che sono le manifestazioni definite statiche, quindi abbiamo anche così dato spazio alla comicità, al teatro, queste insomma sono le forme che più insomma, abbiamo abbracciato in questo periodo, ma non abbiamo, così come dicevo, voluto rinunciare a quello che è la nostra tradizione degli eventi estivi di Savignano Estate Village. Dalla fontana del centro storico di Savignano Irpino parte questa passeggiata tra storia e cultura. Una passeggiata che sta avendo diverse adesioni. Che cosa sarà possibile mostrare ai visitatori? Allora, la passeggiata nel borgo di Savignano Irpino si svolge appunto a partire dalla Fontana Angelica lungo tutto Corso Vittorio Emanuele, ammirando le bellezze del nostro borgo, per poi giungere al castello. Quindi da Porta Grande si entra nel vivo del centro storico attraversando tutti i vicoli caratteristici del borgo. In qualche modo il trekking diventa un veicolo per far conoscere il territorio e le sue bellezze. Sì, si tratta appunto di un trekking urbano, di una passeggiata inserita nel progetto dei cammini della Via Francigena, di cui Savignano è prima tappa quest'anno, quindi alla riscoperta delle meraviglie del territorio. Allora, i visitatori arrivano un po', diciamo, da ogni dove, nel senso che l'accesso è libero alla manifestazione, abbiamo soprattutto persone provenienti dalle città limitrofe, dalla regione stessa e anche qualche turista appunto venuto dall'estero, come la nostra amica di Basilea. Lea, rientrata appunto per le ferie estive. Questa mattina vedremo le bellezze soprattutto architettoniche del borgo, ne racconteremo la storia, ne ripercorreremo le origini e parleremo anche di qualche aneddoto, di qualche leggenda legata al nostro territorio. A questo punto scopriamo insieme cosa è possibile ammirare durante il percorso. Allora, innanzitutto il borgo di Savignano, un borgo dalla storia millenaria che ovviamente si è sviluppato nel Medioevo come centro fortificato, quindi aveva il suo fulcro al castello Guevara, e da lì si sviluppava l'abitato fino a Porta Grande, porta di accesso al paese che veniva chiusa al tramonto e riaperta all'alba. Poi Corso Vittorio Emanuele, che si estende a partire dal Settecento con i suoi palazzi storici, primo tra tutti Palazzo Orsini, attuale sede municipale realizzata nel 1727 per volere del cardinale Orsini, Papa Benedetto XIII. Al termine di questa passeggiata spazio al laboratorio per scoprire la pasta, come si faceva un tempo, quindi spazio alle tradizioni. Sì, spazio alle tradizioni è un'esperienza sensoriale, Savignano è famosa per la pasta a mano, per la sagra delle orecchiette e quindi stamattina vogliamo insegnare ai più piccini e anche ai più grandi la tradizione della pasta, quindi realizzarla insieme. Trekking diventa un modo per promuovere il turismo nelle aree interne, un turismo di prossimità, per promuovere il territorio con la sua storia e la sua cultura. Certo, diciamo che quest'anno doveva essere l'anno del turismo lento, quindi Savignano poteva essere una delle principali destinazioni di turismo lento. Purtroppo il Covid ci ha bloccato un po' a tutti, anche qui abbiamo avuto poco turismo e oggi cerchiamo di ricominciare, vedo che comunque l'affluenza è abbastanza, c'è, e quindi speriamo bene di ripartire con il piede giusto. Una serie di iniziative ovviamente diverse che cambiano a seconda dell'esigenza di questo periodo, sfruttando soprattutto ampi spazi all'aperto. Certo, e Savignano è più di spazio all'aperto e di buon aria. Stiamo cercando di proporre proprio questo turismo all'aperto e rivalorizzare un po' queste che sono le aree interne. Può essere questa l'estate anche in cui riscoprire questi piccoli borghi? Siamo in uno dei borghi più belli d'Italia. Eh sì,
dal 2016 siamo uno dei borghi più belli d'Italia. E certo, è da qui che deve partire tutto, da questa valle del Cervaro. Dobbiamo cercare di valorizzare un po' queste aree interne per noi giovani che dobbiamo cercare di restare qui. Un progetto che parte da Savignano ma che coinvolge anche altri paesi. Savignano è il primo degli appuntamenti del progetto dei cammini della Via Francigena del Sud. Una interazione anche tra territori vicini. Certo, partiamo da qui a Savignano per poi andare a Casalbore e infine a Greci. Pronti a questa passeggiata tra storia e cultura? Sì, siamo pronti, anche se già conosciamo il posto, però è meglio, diciamo, rivederlo e così magari conoscere qualcosa di cui già non conosciamo, ecco. Arrivi da Firenze, da una città d'arte alla scoperta delle aree interne. Allora, tutte le estati sono sempre venuto qua perché ho dei parenti, chiaramente le origini di questi paesi vicini che secondo me hanno tanto da far vedere, da poter vivere e potersi ritagliare anche la loro parte turistica. Chiaramente iniziative come queste sono secondo me ben viste perché cercano di dare valore al territorio. Io arrivo da Basilea. E come mai qui? Allora, io sono di origine arianese, vivo a Basilea dal 1967 e quindi però io ho sempre nostalgia del sud, tra virgolette, e quindi mi recco qui due o tre volte all'anno. Pronta a questa passeggiata tra storia e cultura? Certo, assolutamente, io trovo un evento meravigliosissimo anche perché questo è lo spirito della cultura. Una passeggiata tra storia e cultura alla scoperta di uno dei borghi più belli d'Italia che dal centro storico condurrà i visitatori fino al Castello Guevara. Una passeggiata piacevole, intervallata da momenti alla scoperta della storia del territorio. Sì, molto interessante. Noi siamo originari di qui, viviamo in un'altra regione, Toscana, e quindi un approccio anche culturale un pochino più approfondito di questo territorio è decisamente interessante. Ha deciso di trascorrere qui le vacanze quest'estate? Con tutta la famiglia, sì, una settimanina ce la facciamo sempre, aria pulita, fresca, si sta bene. E poi oggi abbiamo approfittato di questo percorso per conoscere meglio il paese e tutte le sue origini. Com'è l'estate nelle aree interne? Nelle aree interne? Riposante, molto, bella, fresca. Si evade da quello che è la routine della città di tutto l'anno, abbiamo bisogno. Un percorso anche panoramico, cosa vogliamo
ripercorrere anche le tappe principali di questo percorso che a breve ci condurrà al castello. Certo, siamo partiti da Fontana Angelica, che è un po' il simbolo di Savignano, per percorrere poi quella che è un po' la parte moderna di Savignano, la parte settecentesca, il Corso Vittorio Emanuele, che è il simbolo, è un po' il simbolo della movida savignanese. E dopodiché abbiamo fatto tappa alla Chiesa del Purgatorio, che è stata recentemente restaurata 2 anni fa, dopo ben 7 anni di chiusura, è ritornata al popolo savignanese in tutto il suo splendore, per poi giungere a Palazzo Orsini, un antico palazzo voluto da Papa Benedetto XIII nel 1727, e percorrere le 2 antiche porte di Savignano: Porta Grande, che era la porta di accesso fino al 1700, e Porta Lizza, che invece era la porta di accesso fino al 500. E ora arriveremo al Castello Guevara. Con il direttore artistico dei Cammini della Via Francigena del Sud scopriamo come è nato questo progetto, lo scopriamo da una location particolarmente suggestiva. Siamo sulla collina Tombola, alle nostre spalle il Belvedere. Sì, allora questo è il primo appuntamento di questo progetto integrato, che vede compartecipare 3 comuni, Casalbore, Savignano Irpino e Greci. Il progetto nasce proprio dalla volontà di questi comuni di mettere insieme delle iniziative che già si realizzavano sul territorio da diverso tempo, principalmente delle passeggiate di trekking urbano e extraurbano. Oggi a Savignano abbiamo visitato il borgo, quindi siamo stati nel centro storico, e adesso siamo nel castello Guevara, dove si sta tenendo in questo momento un laboratorio dedicato alla lavorazione delle orecchiette. Quindi con le passeggiate si unisce il gusto, e poi alla fine anche ci saranno dei momenti di spettacolo, di intrattenimento, realizzati con tutte le disposizioni, rispettando tutte le disposizioni di sicurezza previste dal momento. Il progetto è promosso dal Comune di Casalbore come capofila ed è cofinanziato dalla Regione Campania. Ecco, possiamo dire non solo storia e cultura, ma spazio anche al divertimento, spazio all'enogastronomia, quindi alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Sì, l'enogastronomia principalmente. Infatti qui, come dicevamo, ci sarà la preparazione delle orecchiette, che è il piatto tipico qui, che dà origine anche alla famosa sagra, una delle più antiche di Irpinia. A Greci si parlerà invece dei piatti della tradizione arberescia, e a Casalboro invece si parlerà principalmente di olio, formaggi, nonché di piatti della tradizione contadina. Assessore, un percorso particolarmente suggestivo, si punta a promuovere un turismo di prossimità di cui le aree interne possono diventare protagoniste. Certo, queste sono delle opportunità che cerchiamo di sfruttare al massimo, e grazie alla collaborazione del gruppo SEMA è già da qualche anno che intraprendiamo questo tipo di percorso turistico, e cercando di incentivare anche la popolazione, cioè molte persone che non conoscono le aree interne, e avvicinarle, perché comunque ci sono delle ricchezze non conosciute. È stata un po' questa l'estate in cui magari si è riscoperto anche i piccoli borghi. Facendo delle vacanze all'interno del territorio italiano, forse quest'anno, e ci auguriamo anche per gli anni successivi, di avere una maggiore rilevanza e far scoprire i nostri territori e la nostra cultura, che va dall'enogastronomico al turismo a spot. Possiamo dire, assessore, una fase di ripartenza dopo mesi particolarmente difficili, ripartire dalla storia del territorio, ripartire dalle eccellenze del territorio. Diciamo che la nostra è stata anche un'avventura, perché siamo tra i pochi comuni che quest'anno hanno preventivato di fare delle iniziative per il turismo. Abbiamo fatto una programmazione per l'estate, e quindi nei 15 giorni di agosto ci sono state le manifestazioni per intrattenere le tante persone che comunque sono venute da altre parti d'Italia o dall'estero.
c'è la possibilità naturalmente in questo di offrire sempre servizi alternativi, grazie anche all'interessamento dei gruppi e alle associazioni che comunque ci seguono, di cercare di diversificare anche le attrazioni. Un percorso tra storia e cultura che termina con il laboratorio dedicato alla pasta fatta in casa, realizzato nella splendida cornice del Castello Guevara. Signora, possiamo chiederle che cosa sta spiegando? La fa i cavatelli, come insomma si lavora e il modo di farli. Ovviamente rispettando rigorosamente la tradizione. Certo. Sono cose che le facciamo da una vita, cioè praticamente è un'abitudine proprio del paese che diciamo si fanno questo tipo di pasta. In genere come vengono tramandate queste ricette? Ma dai nonni, dai genitori, dipende, diciamo, se ci sono le mamme che l'hanno imparato e se no dai nonni più che altro, perché sono tradizioni molto antiche. Scusi, sta facendo la pasta fatta in casa? Sì, stiamo provando, ci impegniamo. Di dov'è lei? Vicino Nola, Scisciano. È la prima volta che si cimenta con la pasta fatta in casa? Sì, la prima volta. È una cosa divertente. Tutti insieme a fare la pasta fatta in casa è anche un modo per stare insieme, per divertirsi. Eh sì, per avvicinare anche i bambini alle tradizioni del paese di cui siamo originari. Da dove venite? Noi veniamo dalla provincia di Caserta, però siamo originari di Savignano.